Sampdoria-Milan nel segno del grande ex. Ruud Gullit, assieme al gol della vittoria, sigla il primato della sua squadra, la prima sconfitta del Milan in campionato e il rilancio di un torneo dove nessuno è imbattibile. Gullit, hai atteso molto a segnare il tuo primo gol qui al Ferrari di fronte ai tuoi tifosi, però non è stato un gol da poco. No, è stato un gol bellissimo. Ero molto contento, soprattutto di fare il gol vincente, molto bello, sì. Senti, immaginiamo già i titoli dei giornali di domani, Gullit 2 e la vendetta, che effetto ti fa aver battuto il Milan? Ma questo va bene per i giornali naturalmente, per me, io sono soddisfatto per me stesso, per la mia scelta e soprattutto per la mia squadra, perché ho lottato e ha vinto contro la squadra che è più forte in questo campionato e questo fa piacere. Il gol di Gullit, il gol che ha deciso, conferma un connotato del calcio raramente smentito dal campo, e cioè che al fuoriclasse basta spesso una sola giocata per porre il proprio marchio anche sulle partite più delicate. E in definitiva quanto è capitato oggi a Gullit, sapientemente emarginato dalla difesa milanista dal vivo della manovra sampdoriana, almeno per 4/5 dell'incontro, ma lo stesso in grado di batterla questa difesa in due occasioni topiche, prima con il cross che ha mandato in gol Katanec, e quindi con il terrificante destro in corsa che ha siglato il definitivo 3-2 per la Sampdoria. In effetti le ipotesi relative alle difficoltà emotive che il giocatore avrebbe potuto incontrare affrontando la sua vecchia squadra erano ipotesi solo letterarie, neanche sullo 0-2 infatti Gullit è stato falloso o ha inveito con compagni e avversari, non è mai andato a piangere dall'arbitro. La verità è che il campione non si emoziona mai, semmai si emoziona chi deve affrontare. Sampdoria-Milan è anche nel segno della grande rabbia di Fabio Capello, che alla fine non parla di tattica o di tecnica, ma solo di presunti torti arbitrali subiti. Che cosa ha detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi alla fine di questa partita? A cosa vuole che le dica? Devo solo cercare di rincuorarli e dire che bisogna andare avanti ed essere più forti di tutto, più forte anche di certe cose. Il fallo di mano che ha permesso a Gullit di ricevere la palla è talmente netto che è qualcosa di incredibile. Non il controllo di Gullit, prima, quando ha ricevuto la palla. Poi siamo stati a rigore e poi c'era fallo fuori gioco che, secondo i ragazzi, qui non sono molto preciso, mentre sulle prime due situazioni sono molto preciso, perché mi sono successe abbastanza vicino. E allora questo è il nostro rammarico, di lavorare tutta la settimana e poi trovarsi in questa situazione. La partita è di quelle da grande cornice, di pubblico e di festa, anche se il tempo è inclemente. Con Van Basten ancora a guardare e Papin influenzato, il Milan punta su Simone e Savicevic in avanti, ma soprattutto sul consueto telaio di centrocampo, retto molto bene da Albertini, Boban e Donadoni. Proprio Albertini rompe l'equilibrio della gara a conclusione di uno schema che dimostra come sulla fascia sinistra il Milan trovi i varchi migliori, grazie in particolare all'apporto di Donadoni. La botta del centrocampista non raggela più di tanto i bucerchiati, che faticano a impostare il loro gioco nonostante l'impegno di Katanec e Platt. Mancini, febbricitante, ha la prima grande occasione per pareggiare, ma l'istinto lo porta a battere di forza e Yelpo fa il miracolo. Sacchetti, invece, un libero che sta imparando a inserirsi molto bene, è decisamente sfortunato e il Milan ringrazia. Attenti a sfruttare i minimi errori degli avversari, i rossoneri raddoppiano grazie ad un assist eccellente di Donadoni. Laudrup questa volta non si può esimere e la partita a questo punto sembra finita. Il Milan la controlla, la Samp dà l'impressione di non riuscire a reagire. Invece nella ripresa il tema dell'incontro si rovescia. Quando Eriksson toglie Rossi, inserisce Bertarelli di punta, arretra Mancini e piazza Evani a fare il terzino sinistro, la squadra gira molto meglio e arrivano 3 gol in 20 minuti senza che i rossoneri, che si innervosiscono e perdono concentrazione, riescano ad arginare gli attacchi doriani. Il primo gol è di Katanec, ma la grande giocata la fa un Gullit in netto crescendo e la spinta anche psicologica della Sampdoria raddoppia. Il secondo nasce da un fallo in area di Costa Curta su Mancini, su cui l'arbitro Nicchi, che qualche errore l'ha pur fatto, questa volta non ha dubbi, e non ha dubbi neppure il capitano Doriano a trasformare il penalty. Il terzo gol, quello decisivo, è il capolavoro di Gullit, che tira una tremenda bordata in diagonale. Scoppia allora la grande festa blucerchiata, ma scoppiano anche le polemiche dei rossoneri, che giurano sul vizio iniziale dell'azione. Il Milan prova a reagire, ma ormai è tardi. Massaro, appena entrato, punge la difesa doriana in più di un'occasione, ma Pagliuca non gli dà scampo. Volendo anzi, la Samp potrebbe anche arricchire il suo bottino, perché ormai i perfetti schemi del primo tempo milanista non ci sono più.